Dicono la loro i tre ormai ex assessori della Giunta 5 Stelle di Domenico Messinese. Non le mandano a dire Pietro Lorefice, Chetti Damante e Nuccio Di Paola. Sono durissime le dichiarazioni degli amministratori licenziati e Pietro Lorefice si scusa con la cittadinanza indotta in errore a votare l'attuale sindaco. Il sindaco ha cercato soltanto delle scuse per poter buttare fuori i tre assessori che da sempre hanno cercato dialogo, confronto e si sono, come si suol dire, imposti all'interno della giunta cercando di far uscire che cosa? Dietro a seguito di una dialettica politica, un confronto a volte anche con toni decisi, ma far uscire fuori degli atti condivisi. Questo sindaco e l'attuale giunta non sanno neanche lontanamente cosa significa confronto politico. Il sindaco messinese in particolare preferisce solo gli yes men. I tre assessori che sono usciti non lo sono mai stati e perciò il prezzo che ne hanno pagato è questo. Ma la città si è resa conto e si renderà conto anche in avvenire. Mi dispiace aver portato e mi sento la colpa e mi scuso con la città per aver indotto in errore tanti cittadini che anche grazie alla mia faccia hanno votato questo sindaco. Sicuramente remavamo contro alcuni atti del sindaco messinese proposti nell'ultimo periodo in giunta, decisamente sì, remavamo contro. Io speravo in maniera democratica all'interno di un organo collegiale che forse questo sindaco non sa neanche cosa significa, letteralmente e formalmente parlando. Una giunta decide politicamente, prende atti amministrativi in forma collegiale, non in forma singola. Non è un sindaco, io non ero al servizio del sindaco, io sono un assessore, sono stata nominata assessore perché Movimento 5 Stelle e dunque che con lo spirito che connota il Movimento 5 Stelle, partecipazione e condivisione dei progetti politici. I portavoci regionali e nazionali sanno delle politiche che si stanno attuando qui a Gela. Non è Nuccio Di Paola a decidere se questo sindaco è da Movimento 5 Stelle o meno. Io posso dire solo una cosa, che ci sono centinaia e centinaia di attivisti italiani, di persone che ci mettono ogni giorno la faccia dietro questo simbolo. E se nelle idee questo sindaco e questa amministrazione non condivide questo simbolo, allora è giusto che il simbolo venga tolto. E oggi il sindaco ci dice che non ci siamo adeguati a che cosa? Al suo pensiero, ad un pensiero unico che non vede assolutamente quello che oggi la città sta vivendo giorno per giorno. Abbiamo chiesto, e il Consiglio Comunale l'ha fatto anche come mozione, la riduzione degli stipendi, visto il periodo che sta passando Gela. Il sindaco a questo non ha mai risposto, non ha mai risposto e non si è mai confrontato su politiche importanti per quanto riguardano la città, che sono i rifiuti e sono le politiche industriali. Ad oggi la città è all'oscuro di tutto ciò, o meglio, gli è stato comunicato un qualcosa, ma a cose già decise.